Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio realizzare insieme a voi dei fiori sciabbi che potranno esservi utili per abbellire delle copertine di junk o di album. E dunque utilizzerò questo pizzo che ho sporcato precedentemente con del distress. Come fare, l'ho fatto vedere in diversi video che trovate sul mio canale, in modo da non avere più un colore uniforme, ma vedete che è un pochino cangiante sul verde. L'ho fatto prima perché l'ho sporcato e l'ho dovuto far bene asciugare per farvi vedere come realizzare il fiore che ho in mente. Allora, semplicemente è una cosa molto molto semplice. Praticamente cosa faccio? Tengo la mia mano come riferimento, quindi faccio 6 giri intorno così alla mia mano. Quindi sono 2, 3, 4, 5 e 6. Chiaramente più giri fate e più verrà corposo il vostro fiore. Io adesso ho deciso di fare 6 giri che secondo me sono sufficienti per realizzare un fiore che mi piace. Quindi vado a tagliare in questo modo e adesso non devo fare nient'altro che prendere un piccolo elastico, vedete questo elastichino qua, e vado a chiudere al centro il mio nastro. Io faccio 3 giri perché così è un po' molle, voi a seconda degli elastici che avete, se avete l'elastico più piccolo, probabilmente ne bastano anche 2, ma io riesco a farne un terzo, sperando che non si spezzi. Vediamo un po', eh. Ok, perfetto. Quindi chiudiamo bene al centro in questo modo qui. Vedete che è venuta una sorta di fioccone. E adesso prendo la forbice, io prendo la forbice seghettata, ma voi se non l'avete potete utilizzare anche la forbice normale e vado a tagliare da entrambe le parti il mio nastro, in questo modo qui. Lo centriamo così, ok. Qua ho dimenticato, qua non ho preso tutto, controlliamo solo di aver preso tutto, poco male, se vi dimenticate qualcosa poi ve ne accorgete successivamente e lo dovete tagliare, però se prendete subito tutto è meglio. Quindi facciamo uscire la forbice dall'altro lato così e vado a tagliare. Ok, ora abbiamo, vedete che la nostra parte tagliate. Allora, un suggerimento: nel caso in cui non aveste la forbice a zigzag, che magari vi dà un po' di motivo, semplicemente una volta che avete, vi faccio vedere, una volta che avete tagliato con una forbicina andate un pochino a tagliarvi dei pezzettini, a dare un pochino di movimento al bordo esterno del nastro. Ora cosa andiamo a fare? Prima da una parte e poi dall'altra vado ad allargare due alla volta, in modo da portarne uno a destra e uno a sinistra, i lembi del nostro pizzo. Quindi vedete che ne giro uno sulla destra e uno sulla sinistra. Prendete così due alla volta e fate pian piano questo lavoro. Semplicissimo, piegateli solo bene, tanto poi l'elastico ve li tiene fermi, per quello l'elastico deve essere abbastanza stretto, perché se voi lasciate l'elastico troppo largo, quando fate questo lavoro, poi il pizzo si riprende la posizione che aveva prima e non va bene. Invece così dovete girarne uno a destra e uno a sinistra, in questo modo qui. Questo lo lasciamo al centro. Ora andiamo a fare lo stesso lavoro dall'altro lato. Ora che abbiamo aperto tutti i lembi del nostro nastro, ci troviamo in una situazione di questo tipo.
Guardate che carino. A questo punto non resta nient'altro da fare che andare a chiudere il nostro fiore con un bottone, che potrebbe essere, in questo caso, visto che è un pizzo, potrebbe essere questo e viene fuori un fiore molto elegante, oppure potrebbe essere un bottone, vedete che cambia subito aspetto il fiore, o addirittura con un bottone più semplice rimane una cosa più sfiziosa o sportiva. Rimetto questo bottone perché io ne ho già realizzato un altro con un altro tipo di nastro che voglio farvi vedere così per coerenza. Vedete? Li mettiamo tutti e due con lo stesso bottone. Questo è un altro tipo di nastro, quindi con un'altra consistenza. Era un nastro già azzurro, però guardate che carino l'effetto. Ora vi faccio vedere, per esempio, quello che abbiamo realizzato adesso su un tipo Jan Journal come questo. Vedete che io l'ho realizzato con lo stesso verde, con un verde che più o meno si abbina. Guardate come immediatamente abbellisce una copertina. Chiaramente il bottone va incollato. Diciamo che io adesso non lo specifico, non lo incollo, perché nel momento in cui utilizzerò i miei fiori deciderò quale tipo di bottone inserire, perché a seconda che sia più o meno elegante quello che devo fare, deciderò come concluderlo. Spero che anche questa idea velocissima, perché avete visto che è velocissima, con pochissimo materiale potete recuperare del pizzo che avete in casa. Per esempio, questo è un pizzo che già a questa dimensione, già ritagliato così. Immaginate, se avete del pizzo, potete tranquillamente fare delle strisce della larghezza che preferite e così vi recuperate anche del pizzo che avete in casa. Idem, potete fare la stessa cosa con della stoffa. L'unica cosa, la stoffa deve essere sottilissima, perché se non è sottile, quando aprite, diciamo, i petali del fiore non viene un lavoro ben fatto. Ma se avete a disposizione della stoffa sottilissima, potete tranquillamente farlo anche con della stoffa. Detto questo, vi lascio con questa nuova idea, spero di vederla nelle prossime vostre foto con i vostri lavori e ci vediamo con il prossimo lavoro. Un bacione a tutti e buona giornata. Ciao!